Bentornati, fratelli di Tuberanza, in un nuovo pack opening Pokémon 151. Se vi siete persi l'episodio precedente, correte a recuperarvelo perché oltre alle informazioni su questa espansione, andate a guardare che cosa abbiamo trovato. E ricordatevi, pollicione all'insù per supportare questo video, perché oggi andremo ad aprire la collezione con poster. Non ho idea di che poster sia, rimane il fatto che intanto qui ci pappiamo i tre starter holo, tra l'altro molto carini. Nel mentre che sistemo tutto, facciamo passare la lista degli obiettivi di questa espansione. E come potete notare ci sono i Visaur Venusaur e tante altre carte molto interessanti che spero di trovare. Questo sarebbe il poster. Ma ragazzi, ma facciamo seriamente? Ma questo... Ragazzi, ma questo poster è clamoroso! Ma quanto è bello! Guardate un po', tipo Bulbasaur, Ivysaur, Venusaur, Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Wartortle, Blastoise, in grande. Regà, bellissimo. Questo credo che sia forse l'unico motivo per cui valga acquistare questo set con poster. Ma dietro? Ah vabbè, dietro ovviamente abbiamo il numero del Pokémon con il relativo Pokémon che corrisponde. Ecco, questo poster sicuramente quando nascerà mio figlio glielo farò studiare, tipo la tabella quella dei simboli chimici, no? Tipo H2O, H... Ecco, gli farò studiare i Pokémon. E ogni volta che sbaglia è un'ora senza pranzo. La Madonna! Ma torniamo a noi, perché qui abbiamo ovviamente i tre starter holo che non andiamo a togliere per il momento dalla plastica. Lo tengo qui perché vado a concentrarmi sui tre pacchetti che troviamo all'interno, ok? Vediamo se questi set allenatore, come dicono, sono scarichi di roba, oppure se all'interno possiamo trovare qualcosa. Primo pacchetto, e speriamo subito in una partenza col botto. Ok, tolgo il codice, tricchettino, giriamo, e si parte. Se ogni tanto vedete qualche taglio, è perché devo risistemare l'autofocus, perché purtroppo il cellulare a volte se lo perde, non lo so. Vabbè, energia fuoco, Magikarp, vabbè. Che poi all'inizio nessuno ci contava su Magikarp, poi quando hanno iniziato a vedere in che cosa si evolveva, tutti quanti... Pokémon fortissimo! Ci senti? Pinsir, trasferimento di Bill. Golbat, Koffing. Brilla qualcosa dietro, ma oramai non ci casco più. Voltorb, e infatti non ci sono cascato, ma comunque abbiamo un'altra linea evolutiva di Eevee, ovvero... Jolteon. All'interno di questa espansione ci sono quasi tutti, ovvio non ci sono tutti quelli che sono usciti dopo i primi 151, quindi ci sono Jolteon, Vaporeon e Flareon. Che poi non mi potrò mai dimenticare, raga, quando un noto youtuber, senza fare nomi ovviamente, chiamò Vaporeon Flareon, che poi dici, non è che dici so simili, si assomigliano, uno è d'acqua, un altro è di fuoco, però vabbè, raga, non... facciamo finta di niente. Energia base, acciaio brillante carina. Grimer, Weedle, Zubat, Goldin, Dugong, Hitmonchan. Al momento non abbiamo trovato però Hitmonlee. Seeking, Marowak, bellissimo. Penultima carta, Ekans. Ultimissima carta, il Cenzi con il quadrifoglio. Ultimo pacchetto di questo set allenatore e al momento mi verrebbe da confermare quello che si dice in giro, ovvero che i set allenatore a livello di pacchetti e a livello di drop siano molto ma molto scarichi. Spero di ricredermi dopo questo pacchetto, anche se al momento non mi sembra che ci sia tanto da ricredersi, a meno che qua non osculiamo definitivo. Considerate che abbiamo anche il set allenatore, questo qui di Snorlax, da aprire, sempre di Pokémon 151, dove mi auguro che lì la situazione ci vada un pochino meglio. Articuno, bellissimo. E per finire, Starmie. Tranquilli che non è finita, perché abbiamo i tre pacchetti che ci eravamo conservati nell'episodio precedente. Quindi, la speranza è l'ultima a morire. Però al momento io mi sento di confermare che i set allenatore con poster e quell'altro con il raccoglitore mi sembrano un po' scaricucci. Se voi avete trovato qualcosa fatemelo sapere qui sotto nei commenti, ok?
energia base. Goldini. Un'altra cosa di cui volevo, un altro discorso che volevo affrontare è il prezzo di questi set allenatore. Ho visto che molti siti, capisci a me, hanno alzato i prezzi all'inverosimile proprio perché questa è un'espansione molto ricercata. Io vi dico, ragazzuoli, non vi fate fregare, perché Card Game Club ha mantenuto i prezzi di sempre, ma non solo. Con il mio codice sconto, ovvero Tuberanza, andate a risparmiare un ulteriore 5% su tutto quello che andate ad acquistare. Ecco che alla fin fine il 5% comunque è uno spendere meno su qualcosa che già costa meno rispetto ad altri siti. Ok, ci siamo. Energia, lotta, o terra se preferite. Ekans, Cubone, Vulpix, Magnemite, Pinsir, trasferimento di Bill, fantastico, Golbat, Charmander, bellissimo, anche se noi però ci abbiamo l'altra versione. Rapidash, pensa a Charmander, Charmeleon, Charizard, sarebbe stato un po' troppo bello. E per concludere, Flareon! E abbiamo completato tutta la linea evolutiva dei primi Pokémon 151 dedicata ad Eevee, perché abbiamo Vaporeon, Flareon e Jolteon. Quindi, signori, GG, almeno una nota positiva in tutto questo c'è stata. Allora, no, ragazzi, ma perché sto già piangendo? C'è un altro pacchetto da aprire, oh! Scusate, me l'ho dimenticato! Ma come ho fatto a dimenticarmi un pacchetto? Follia! Eccolo qua. Forza, pacchetto. Eri il pacchetto dimenticato. E come tutti dimenticati, hai sempre qualcosa in più da darci. Dai, fammi gioire. Energia, erba. Voltorb. Krabby. Sandshrew. Seal. Clefable. Ci siamo. Dugtrio, che poi nel corso delle varie generazioni è stato distrutto, rovinato. Haunter, raga, ma che gli vogliamo dire la linea evolutiva di Haunter, Ghastly, Haunter, Gengar? Gengar, ragazzi, è il Pokémon definitivo per la sopravvivenza. Golduck, Voltorb, è la penultima carta. E finalmente ci siamo, ragazzi, abbiamo finalmente la nostra prima carta importante. Sto parlando di Mew X. Signori, non male, non male. Poteva andare peggio, ovviamente. Poteva andare meglio, sicuramente, ma siccome, ragazzi, noi non piangiamo e ci accontentiamo, io direi che Mew X è letteralmente un'ottima carta. Anche come abilità, raga, attenzione, perché il TCG Pokémon con questa espansione 151 subirà un bello scossone, quindi attenzione ai deck con Mew, che già attualmente sono fortissimi. Allora, ragazzi miei, io direi che per questa prima tranche di Pokémon 151 è veramente tutto, ma nel prossimo video. Set allenatore con Snorlax. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through.